Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati e buon anno, buon 2016 sportivo a tutti voi. Un anno che apriamo con il nostro 19° appuntamento con il magazine che parla di tutto lo sport della nostra Liguria, un viaggio tra le eccellenze del nostro territorio, gli eventi, gli incontri e soprattutto i campioni. Con loro vogliamo aprire questo anno che è anche e soprattutto l'anno olimpico, l'anno che ci porterà ai giochi a cinque cerchi di Rio de Janeiro. E allora, intercettati in occasione del lancio dell'annuario Ligure dello Sport 2016 e delle premiazioni del CONI Genova, ai microfoni di Marco Callai, ecco alcune stelle che in questa stagione avranno davvero appuntamenti di particolare prestigio. Francesco Bocciardo, come si diventa l'atleta ligure dell'anno passando attraverso un mondiale straordinario, un successo importantissimo? Allora, intanto lo si diventa con un duro lavoro e soprattutto mettendoci sempre impegno in quello che si fa e non demordendo mai. Non è un percorso facile, perché comunque nei miei tanti anni di agonismo comunque non posso dire comunque di non aver mai incontrato dei problemi, però è una cosa che senza dubbio ne vale la pena. Un titolo mondiale nella classe 470 con Alessandra Dubini, è portato davvero in alto i colori del Yacht Club italiano, ma direi interamente della vela italiana giovanile. Sì, quest'estate abbiamo raggiunto un altissimo obiettivo, non ci aspettavamo di riuscire a vincere il campionato mondiale juniores che si è tenuto a Salonicco in Grecia a luglio. È stata un'esperienza davvero magnifica, speravamo di poter arrivare sul podio, però non ci aspettavamo di vincerla, anche perché è stata una vittoria con parecchi punti, abbiamo addirittura vinto con un giorno d'anticipo e quindi diciamo è stato proprio un campionato perfetto. La passione per il tiro con l'arco, quando nasce? Allora, nasce nel 2007, tramite un mio amico che così mi ha invitato ad andare a provare a Lavagna, dove poi sono rimasta, quella che è ancora la mia attuale società, e poi piano piano c'è stato un percorso di crescita che mi ha portato poi adesso alla nazionale e ai titoli, alle medaglie, ecco. Silvia Rossi, 2015 per te si è concluso in maniera straordinaria. A Riccione il titolo italiano, veramente la finalizzazione di una annata molto importante, molto dura anche dal punto di vista dell'impegno e dei sacrifici. Sì, ho cominciato a prepararmi per questo campionato già dall'anno scorso, quando ho preso il bronzo. È stato un primo assaggio, diciamo, del podio, però lo volevo tanto, e quindi è stato un risultato che è arrivato dopo una grande preparazione, quindi sicuramente molto soddisfacente. Due campionesse di canoa fluviale con i colori della Marina Militare. Vogliamo ripercorrere insieme quella che è stata la vostra stagione. Valentina, partiamo da te. È stato un bell'anno, ho fatto molta esperienza con Marlene e abbiamo fatto molte gare internazionali insieme, tra cui Vienna, in cui lei ha preso il bronzo, e abbiamo preso medaglie insieme in gare a squadre come due ori a Bagnaluca. Come vi allenate? Insomma, dal punto di vista fisico, quanta attenzione date alla prestazione? Tantissimo, ci alleniamo due volte al giorno, tutta la settimana, compresa la domenica, facendo dei test. Sport tutto l'anno, sport nella nostra Liguria che il 2016 ha aperto con una disciplina particolare, quella del nuoto in mare. Il cimento del 6 gennaio è ormai una tradizione per la Sportiva Sturla. C'eravamo con le nostre telecamere per quello che è stato davvero un momento di grande festa nel giorno dell'Epifania. 160 partecipanti, le immagini e le emozioni in questo servizio. Apertura come sempre in grande stile per la stagione della Sportiva Sturla. Il cimento della Befana con ben 120 partecipanti. Sì, 120 partecipanti, prima manifestazione dell'anno 2016, come tutti gli anni con questa manifestazione per noi ufficialmente parte dell'organizzazione. Abbiamo fatto un'iscrizione di 5 euro, ma non è che 5 euro vanno a fondo, una parte alla Gigi Ghirotti e una parte andrà alla Croce Verde del Quarto, che ci ha sempre seguito e che tra l'altro ultimamente è morto tra di loro un milite che partecipava a tutti i nostri cimenti
come Croce Verde. Sei divertita? Sì, molto. Cosa? Spesso. Cosa le piace di più? L'acqua fredda. L'adrenalina quando si entra in acqua. Lo faccio comunque spesso, anche a Natale ho fatto il bagno in mare. È mia abitudine. Com'è andata? Bene, bene, era la prima volta, mi sono divertito. Cosa l'ha spinta a provare? La curiosità. È bello che in questa occasione si pensi anche alla beneficenza, alla Gigi Girotti e alla Croce Verde. Certo, certo, infatti provvederemo assolutamente. Appena mi si asciugano le mani sarà senz'altro la prima cosa. Consiglio? Rifarlo un altro anno, tutti quelli che non l'hanno fatto. Cimente è bella la coreografia, bella tutta la scena, però il mare non è così bello, è un po' bruttino oggi. E poi ci sono anche le pietre dentro all'acqua e allora c'è pericolo. Comunque insomma si nuota, ecco, c'è tanta salute finché dura. Dal nuoto alla scherma, il club Scherma Rapallo pensa in grande e allora Marco Morelli ai nostri microfoni ci racconta che 2016 sarà per questa storica società ligure. Marco Morelli, tempo di bilanci 2015, che anno è stato per il club Scherma Rapallo? Dunque è stato un anno di rinnovamento, faticosissimo perché abbiamo totalmente rinnovato la palestra, abbiamo raddoppiato quasi la nostra superficie e quindi questo è stato un impegno da parte della società ma anche fisico, perché come al solito sai bene che nello sport, in questi sport, le braccia sono quelle della società. Da un punto di vista risultati agonistici siamo altrettanto contenti, è chiaro che in questo momento la nostra elemento di punta è la Camilla Rivano con la seconda vittoria della gara di Coppa del Mondo a Bochum, i campionati mondiali giovani per la quale è stata anche premiata, la Benedetta Durando che comunque è sempre ad alto livello nazionale, Camilla dovrebbe entrare nel giro dell'Under 20 in maniera costante, ufficiale, e quindi direi che i nostri risultati ci sono sempre. I più piccoli li stiamo ritirando su perché ovviamente man mano che crescono escono poi dalle categorie e bisogna ripartire dal basso. Un obiettivo per il 2016 particolare? 2016 è dura, cerchiamo di ripetere i risultati di quest'anno, mi pare che siano stati buoni. Abbiamo sempre una Bianca del Careto che comunque consideriamo nostra, vedremo. Dalla scherma al canottaggio, Luca Cecchinelli, presidente della Sportiva Murcarolo, fa il bilancio dell'anno che si è appena concluso e soprattutto apre gli orizzonti di quello che sarà il 2016 con tante soddisfazioni, soprattutto in campo femminile. Un anno molto importante per la Sportiva Murcarolo. Sì, un anno fondamentale direi. Abbiamo avuto un cambio a livello dirigenziale, ci siamo svecchiati come si suol dire, senza però tralasciare i risultati sportivi che sono stati veramente importanti. Abbiamo vinto i Beach Games con un equipaggio sollecitario, abbiamo vinto per il quinto anno di fila il campionato italiano dei Gozzi, quindi specialità del sedile fisso, e quindi direi che siamo ampiamente soddisfatti. La sezione canoa sta dando a livello giovanile i suoi frutti, quindi che dire, un anno veramente importante. Il 2016 vedremo che cosa succederà. Abbiamo chiuso un accordo di massima per settimana scorsa per ampliare il settore giovanile con una società che si stava diciamo spegnendo nella realtà giovanile genovese del sedile fisso, e vediamo quello che accadrà. Dici Murcarolo, pensi anche a Murcarosa, perché ci sono tante donne che praticano canottaggio da voi. Esattamente, nel senso che la nostra forza negli ultimi anni è stato il settore femminile. Questo settore veramente ci ha portato ai massimi livelli nello sport del canottaggio olimpico e del sedile fisso, quindi un grazie va soprattutto a loro che ci hanno permesso di essere visti su tutti i palcoscenici. Anno nuovo, impegni importanti anche per la Genova Scherma. Claudio Baratta li racconta ai microfoni del nostro Marco Callai, una Genova Scherma che è società storica e che soprattutto affronta tutte le armi della disciplina sportiva che più ori e soddisfazioni ha regalato ai nostri colori in tutti i giochi olimpici nella storia. La Scherma dunque, la Genova Scherma in primo piano. Claudio, oggi una giornata di festa perché? Perché innanzitutto si riconosce quelli che sono stati i vostri risultati come Genova Scherma, in particolare la vittoria europea di Federica Sant'Andrea a Vicenza, Under 23, insomma, per un 2015 ancora una volta scintillante. Ma sì, il 2015 ha confermato sul campo il valore delle atlete
italiane, liguri e soprattutto genovesi, che oggi vengono premiate qui in questa splendida cornice del Natale degli sportivi genovesi. La nostra atleta di punta, Federica Sant'Andrea, è riuscita a confermarsi per il secondo consecutivo come campionessa europea nei tre a squadre, e questo ci dà la forza di guardare avanti, perché Federica è uscita dai giovani e nel mondo degli assoluti, che è un mondo molto difficile, molto diverso dal settore giovanile. La nostra è l'ambizione di avere unica in Liguria le tre armi praticate, e siamo riusciti l'anno scorso a riportare, perché c'eravamo già, la squadra di sciabola maschile in Serie A2. È il posto che i nostri ragazzi si meritano sicuramente, ma è frutto di tanto lavoro. Il nostro vivaio cresce quest'anno, pur essendo l'ultimo anno preolimpico, che normalmente segna un calo degli iscritti. Abbiamo tenuto bene, e forse abbiamo incrementato qualche numero anche soprattutto per i più giovani, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Il 2015 è stato un anno davvero d'oro per il Rowing Club genovese, e allora lo storico allenatore del rowing ai nostri microfoni tratteggia il bilancio del 2015 e pensa già a quelli che sono i futuri impegni, alle prossime sfide. Giulio, si chiude un 2015 importante, direi assolutamente bellissimo per il Rowing Club genovese. Sono arrivati i titoli italiani, sono arrivate maglie azzurre, meglio di così non poteva andare. Sì, assolutamente una stagione fantastica. Iniziata subito bene da gennaio, c'era un bel gruppo, e dopo tanti anni sono arrivati, dopo 50 anni, dall'ultimo titolo italiano, tra l'altro conquistato da Bonifacio, mancato proprio quest'anno. Siamo riusciti a vincere nel doppio con Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa, quindi un gran traguardo. E poi complessivamente ottima la società, ottimi ragazzi, tante medaglie, oltre ai titoli, oltre ai quattro maglie azzurre, anche tante medaglie, quindi sicuramente una stagione da protagonisti, e ci ha fatto enormemente piacere a tutti. La medaglia d'oro più bella è il progetto. Sì, c'è questa cosa del progetto, che nasceva quasi, è nato per scherzo da parte dei ragazzi, e nessuno sa esattamente cosa sia questo progetto, è una cosa tra ragazzi, però sembra che sia appunto il voler provare a emergere, e così è stato. Comunque quest'anno siamo una realtà importante sul territorio, quindi tanti ragazzi, credo che sia un buon punto di partenza, perché deve essere di partenza, non assolutamente d'arrivo. Ci fermiamo un attimo, come sempre pausa, pit stop, siamo arrivati a metà del nostro viaggio, il tempo di ricordarvi che ormai è in distribuzione l'annuario Ligure dello Sport, lo abbiamo presentato in anteprima prima di Natale, e adesso è in distribuzione a tutte le società sportive, alle federazioni, agli enti, alle associazioni della nostra regione. Annuario Ligure dello Sport 2016, che ancora una volta è ancora più ricco, con 48 pagine in più. Siamo arrivati a più di 450 pagine in cui abbiamo censito tutte le società, i dirigenti dello sport ligure, i risultati, i campioni, gli eventi, sport per sport, federazione per federazione. Sul sito liguriasport.com tutte le informazioni utili, anche per ordinarlo, lo potrete fare scrivendoci a annuario@liguriasport.com. Rimanete con noi, a tra poco. La seconda parte di Stelle nello Sport, il nostro magazine giunto alla 19ª puntata in questa stagione sportiva 2015-2016. Prima di Natale la grande festa per il settore giovanile della Serteco Volley School. Il 2016 lo apriamo proprio con le emozioni di Marco Malaspina, responsabile della scuola pallavolo della società del presidente Gianfranco Molisani. Il fiore all'occhiello della Serteco Volley, sicuramente nel tutto il suo settore giovanile. Un punto un po' su questo 2015 delle tue ragazze. Bene, allora noi abbiamo iniziato un po' in sordina per le giovanili, per l'under 13, under 14. Ne veniamo da un anno in che non abbiamo brillato, eravamo abituati un po' troppo a primeggiare, e abbiamo riniziato in sordina, ma pian piano stiamo recuperando spazio, per cui direi che
In questo momento le ragazze stanno capendo che possono far bene, stanno lavorando tanto, abbiamo un ottimo gruppo di under 14, di under 13 e abbiamo una trentina di ragazzine under 12 costruite negli anni dai corsi e quindi abbiamo riniziato a lavorare con grande intensità e anche con grandi numeri. E c'è anche un progetto importante con la società come la Yamamai che proprio guarda le vostre giovani speranze, il vostro settore giovanile. Esatto, abbiamo creato una collaborazione con Yamamai sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della quantità di ragazze, per cui loro sono interessati a un bacino come il nostro, chiaramente per vedere ragazze di qualità. Già quest'anno abbiamo mandato un inserimento di una ragazza under 15 nella loro B1, quindi è interessantissima questa iniziativa, permettere alle nostre ragazze di avere anche uno sbocco di livello più alto che in Liguria non possiamo offrire. Anche nella ginnastica è il momento di archiviare un anno d'oro e di aprire gli orizzonti per un 2016 che non mancherà di proporre all'Andrea Doria in particolare occasioni davvero importanti. E allora con due grandi protagoniste dell'Andrea Doria, Silvia Pezzati e Laila Boldini, andiamo a capire che 2015 è stato e quale 2016 attenderà tutti gli appassionati della ginnastica genovese. Con Silvia Pezzati per parlare del 2015 dell'Andrea Doria, che anno è stato, ancora tante soddisfazioni. Certo, ancora tante soddisfazioni, con l'agonistica femminile abbiamo conquistato il titolo di Serie C1 con le allieve e di Serie B1 e B2. Abbiamo fatto la finale nazionale di Serie B e visto l'ottimo risultato per l'anno prossimo siamo state ammesse al campionato di Serie B nazionale e quindi è un campionato parallelo alla Serie A1 e A2 e faremo il campionato di Serie B nazionale come Andrea Doria. Ottima anche la finale nazionale con un 19° posto nella C1. E anche la maschile si è distinta con alcuni ragazzini giovani che hanno fatto i campionati italiani e un piccolino Simeone Davide è riuscito a fare 19° al campionato italiano dopo un ottimo campionato regionale e altri ragazzi hanno vinto il titolo regionale, Davide Saldarini, Yuki Sandei secondo, quindi anche la maschile ha ottenuto ottimi risultati. Un ambiente che vi trascinerà immagino per anni, anche per il 2016, magari anche negli anni a venire, avete un sogno nel cassetto? Sì, una palestra nuova. Una struttura nuova, un po' più grossa dell'Andrea Doria, dove poter fare alta specializzazione e speriamo che prima o poi verrà esaurito. Lo vedete uno spiraglio all'orizzonte oppure per ora è proprio solo un sogno? Un piccolo spiraglio potrebbe esserci, ma ancora non è sicuro. Bici Camogli Pro Recco Bike, il bello deve ancora venire. Ne parliamo con Alessandro Di Cerbo, presidente di questa storica associazione che organizza la Gran Fondo di Camogli e che anche nel 2016 sarà particolarmente attiva e impegnata sul territorio. Ci spostiamo sulle due ruote, Bici Camogli Golfo Paradiso. C'è il 2016 che sta arrivando tra eventi, nuove competizioni e chissà, speriamo, nuove vittorie. Sulle vittorie vedremo se arriveranno. Sicuramente organizzeremo a Recco una pedalata azzurra per i promozionali giovanissimi, sempre settore giovanile, quindi ragazzi e ragazze. Vediamo se riusciamo a organizzare anche una gara mountain bike per gli adulti sul monte di Portofino, questo è ancora un po' da vedere. Diciamo che come manifestazioni ci stiamo più proiettando addirittura verso il magari 2017. Per questo prossimo anno 2016 volevamo soprattutto consolidare la nostra scuola di ciclismo, sicuramente è il nostro obiettivo fondamentale. Sempre sulla cresta dell'onda la Lino Team Judo e Jiu Jitsu, società del presidente e allenatore, maestro Matteo Repetto. Siamo stati insieme a Cica Costantini, che è stata ospite della presentazione dell'Annuario Ligure dello Sport 2016. Con lei vediamo di tratteggiare quello che è stato il 2015 di questa società. A proposito del 2016, che cosa vi aspetta? Quali saranno gli eventi più importanti del vostro anno e come li affronterete? Allora, un evento che c'è immediatamente a gennaio è il trofeo Gino Bianchi che ogni anno comunque noi onoriamo a Genova, essendo la città dove è nato il jiu-jitsu italiano. Poi a febbraio ci saranno i campionati nazionali e parteciperanno anche i nostri under 15 e speriamo che possano portare a casa un risultato, anche perché sarà una buona prova di esame per una possibile World Cup under 15 nel 2016.
Un salto sulla neve, come sempre, dagli amici di Artesina, dove l'inizio del 2016 è stato ancora una volta particolarmente intrigante. Domenica scorsa la grande festa con gli amici di Zelig, Daniele Raco e i Beoni, come sempre, per anche raccogliere fondi dedicati alla Gigi Girotti, un altro bel evento realizzato con gli amici di Artesina, Sergio Ferrando e tutta la stazione sciistica, che già prima di Natale, insomma, ha offerto tante occasioni, tanti appuntamenti, la sera di Capodanno, le lanterne luminose e la grande festa sulla piazza pedonale di Artesina, imbiancata con una perfetta sistema di innevamento artificiale, ha permesso già addirittura da fine novembre di consentire agli appassionati di poter sciare. È arrivata ulteriormente un po' di neve, altra è in arrivo, e allora noi andiamo proprio sul bianco di Artesina per sentire alcuni dei protagonisti che ci raccontano quelle che saranno le opzioni di questa nuova stagione. Direi anche che sono stati fatti quest'estate degli importantissimi lavori sulle piste e sull'impianto di innevamento, infatti l'apertura così anticipata è grazie agli investimenti di quest'estate che ha potenziato molto il nostro impianto di innevamento, così come l'ampliamento del Bosco delle Fate con delle immagini di animali di montagna che è particolarmente gradita ai bambini, così come la nuova pista sulla Tura Lellero totalmente spietrata, così come il rimodellamento del campo scuola importantissimo con nuovo tappeto coperto San Kid di ultima generazione, e anche la parte iniziale della pista colletto migliorata notevolmente, soprattutto in funzione di quelli che sono i principianti. Quindi da noi quest'anno i principianti avranno una doppia soluzione: la soluzione primaria e immediata, quella del tappeto, ma subito successivamente dopo pista del colletto con bosco delle fate. Lo sci club parteciperà a molte gare, siamo uno sci club blasonato, siamo nei primi 10 sci club d'Italia e quindi speriamo di andare avanti così, il nostro impegno è massimo, lo diamo, le competizioni cominceranno a dicembre e andranno avanti fino a marzo con i campionati italiani di categoria, e speriamo di far bene. Dalla neve in palestra, o meglio saliamo sul ring, parliamo di kickboxing e scopriamo insieme una campionessa di livello internazionale, Nicole Marangoni. Nicole, un 2015 da incorniciare, tantissimi risultati in campo nazionale, ma soprattutto è arrivato il titolo europeo. Ebbene sì, dopo 3 anni, dopo 3 finali perse, finalmente quest'anno è stato l'anno buono, l'ultimo anno junior, quindi per concludere, diciamo, i 3 anni nella categoria junior, chiudiamo bene in bellezza e speriamo di continuare così, il lavoro c'è, la volontà c'è, quindi si prospettano grandi futuro. Non solo campionessa europea ma anche italiana, Coppa Italia, tanti risultati anche in campo nazionale. Sì, quest'anno è stato un pochino l'anno, diciamo, da ricordare di più, perché oltre ad aver vinto il campionato europeo ad agosto, a maggio sono riuscita a vincere il titolo italiano sia nella categoria junior che nella categoria senior, che sarà la prossima categoria che dovrò fare, e quindi dove le atlete sono dai 18 ai 40 anni, io avendo ancora 17 anni l'anno scorso è stato un gran bel traguardo. Il viaggio di stelle nello sport arriva anche nell'estremo ponente, ad Andorra, dove vogliamo parlarvi della ricostruzione dell'Andorra Calcio. L'intervista dei nostri inviati. Signor Gianelli, è partita il nuovo Andorra, la nuova stagione dell'Andorra, con obiettivi, prima non guardate i risultati, ma prima consolidare il nuovo assetto societario e dare una nuova vita, una nuova linfa appunto all'Andorra. Sì, diciamo che l'obiettivo di questo nuovo direttivo è sicuramente di stabilizzare questa società, che abbiamo trovato in condizioni non ideali, e dunque il primo obiettivo per il direttivo ovviamente sono i risultati sportivi, certo, però per ottenere risultati sportivi ci vuole un settore giovanile diciamo completo per ogni categoria, ogni squadra, cosa che è stato un po' trascurato nel passato, e dunque noi da quest'anno abbiamo cercato di dare priorità a recuperare i ragazzi che sono migrati negli anni passati in altre squadre e dar loro, diciamo, le condizioni tecniche ideali per poter allenarsi e giocare.
E siamo arrivati in fondo anche a questo primo appuntamento del nuovo anno, la 19ª puntata di Stelle nello Sport, che ha aperto il 2016 con tanti volti, tante storie, tante società impegnate sul territorio. A tutte loro, a tutti voi, va il rinnovato augurio di un 2016 ricco di sport, ricco di salute ovviamente e di felicità. Da parte nostra l'appuntamento, come sempre, tra una settimana sui canali del gruppo Primo Canale e anche sul nostro canale YouTube, ovvero youtube.com/LiguriaSport. Grazie a tutti e buona settimana.